Allora, qualità grafica, obiettivo utilizzo VRAM 80%. Si può scenderci un attimo, tanto. Allora, texture alta, risoluzione delle particelle, mettiamo alto, tessellatura sì, shadow mapping extra. Sto parlando delle mie, eh? A te è un po' diverso, mi sa. Non c'è il ray tracing su questo gioco. Ma com'è? No, che stronzata. Già è una mezza delusione. Visione ambientale. Cioè sull'altro ci sta, ma non c'è lo stesso grafico. L'audio già si è stappato. Vabbè, questi settaggi pesanti sono sempre Shadow Mapping, The Cache, livello di dettaglio. Sono due livelli di dettaglio qua. Va bene. Perché siete un po' sfocato in questa stessa risoluzione bassa? Gli operatori già si possono scegliere. Vabbè. Vado. Hai visto? Ma guarda, nemmeno 70%, eh? 6 core, tutti utilizzati, tutti mangiati. Ma il fatto dell'1 FPS te è un problema. E vabbè, per te è meglio, cade inutilmente il computer. Gavutu, Deathmatch squadre, vediamo. Tutti i computer. Tutti utenti PC. Computer o joystick è un pazzo. Vediamo. Allora, subito bottleneck senza motivo. Hanno GPU al 100%, ti sono. Deathmatch a squadre! La sensibilità è Eliminate tutti i terribile. nemici! Sempre pronti, sempre vincenti! Ok. Allora, graficamente. Troppa sensibilità ho messo. Sto solo riscaldando. No, sto gioco è pesantissimo. 90-95, ma malapena. Questo io sto usando il sistema di Windows, con Windows più G. Fanno le prestazioni, puoi vedere con quello. Ma il fatto è che no, sto facendo 90 frame, però non. La Siamo scheda avanti grafica noi, non è mai bene così. sfruttata al massimo. Sono problemi di ottimizzazione, forse. La serve il driver, cioè. Torto e stop è Sono acceso, passati in ok. testa, reagite! Mi bloccano! Afterburner? Scusa, non hai codificato su un pulsante tipo page up. Se il software non è aperto. Se c'è un da basso, sì. Allora, io lo vedo un po' confusionario questo gioco, sincero. Mi bloccano! Non è chiaro dove stanno i nemici. Graficamente mi ricorda tantissimo Advanced Warfare. Cioè, sembra identico. Advanced Warfare, spiccicato. Graficamente, poi gameplay. Gameplay è sempre lo stesso. No, il mirino no, sì, ci sta. Ma
Sono mirini LED nella seconda guerra mondiale. Merda, mi bloccano! Ho delle scorte! Doppio sprint è interessante. Ma non so se ti conviene prenderlo su PC. Lancio una stordente. Ok, l'effetto della stordente. Lancio una granata. Ma sincero, a livello tecnico non mi dice niente. Ricognizione. Il motore grafico è lo stesso di Modern Warfare, ma Modern Warfare, con tutto che c'ha 3 anni in meno, e 3 anni in più, mi sembra molto molto più bello. Più tecnicamente. Ma io lo sto giocando Ultra, a parte che non è per niente ottimizzato, vabbè. Qua bisogna aspettare il driver ufficiale, però. Già che. Cazzo di scorta è pronta! Cioè c'è questo, poi tecnicamente è una merda sto gioco. Mi sembra abbastanza vecchio. Mi blocco! Per non so se c'è una sorta. Il gunplay è interessante, però. Ma l'FOV non si può cambiare. Dove sta? Siamo in svantaggio! Interfaccia? No. Account no. Grafica? Siamo in testa. Grafica, ma qua non c'è. Ah, gameplay. Non abbiamo ancora perso. Movimento visuale. Stavo giocando col field of view patetico. Questa pioggia comunque è schifo. Condizione nemica! Ci spiano! Mi dà più fastidio che altro. No, questo è nel Pacifico, sì. Sì, sì, no. Sniperino, abbiamo peccato. Merda, mi bloccano! Tiro una granata! Mi bloccano! Cos'è stato? Un Thompson. Ma le classi predefinite che ci sta? È un Garand, vediamo il Garand, ma il Garand col mirino. Nessuno è soddisfacente. Servita fredda, ma sempre gustosa. Forse devi fare il livello 5 della beta. Lo shotgun è pessimo. Stabile della beta di Black Ops. Tiro una carica esplosiva. Merda, mi bloccano. Pessimo sto shotgun. Thompson, vediamo. Perché c'è l'olografico nella seconda guerra mondiale? Che fastidio. Mi bloccano! Granata in arrivo!
parlano un po' troppo i personaggi. Ok, le esecuzioni ci sono. Appena fatta una. Grande sta mappa per girare 6x6. Non so che cazzo è successo. Non lo so. Cioè non mi dice niente questo gioco, veramente sembra una reskin peggiore di Modern Warfare. Sì, no, quello sì. Però mi sembra un DLC di Modern Warfare che costa 60€. Sì, no, costa di più se sei su console. No, a me sembra Modern Warfare. Esce una mappa diversa. Sei uscito dalla lobby? Non ci sei più. No, non ci sei. Ok. No. Mo' mi è uscito e Giangi da sta abbandonato in parte. Ti invito. No, sono in una lobby. Se ne devo uscire. Sono uscito, Sicuro che throttle stop stia funzionando. Ok. Che sta già, il sole che ti accega
sinceramente. Pattuglia, catturate l'obiettivo. Sarà dura, spero tu sappia quello che fai. Ma è terribile questa cosa del sole. È una scelta da... È una scelta per... Sono spawnato fuori dalla mappa. Sono sotto la mappa. E mi sa che mo però non morirò mai. Ok, no, perfetto. Zona di pattuglia al sicuro. Mi ha buttato fuori in automatico. Hanno la zona di pattuglia. Non devo ringraziarmi. Doppia uccisione. Non... Questo rosso dei nemici non si capisce proprio. Sincero. È una sorta di amaranto quasi. Siamo passati in vantaggio. Questa mappa già è molto meglio rispetto a quell'altra, proprio dal punto di vista grafico. Hanno la zona di pattuglia. L'MP40 il sole sta continuando a dare fastidio, cioè io non lo guardo e mi parte l'effetto del sole, ma non è così che funziona. Poi da fare vabbè, cioè è ridicolo, sto fatto da sole, date degli occhiali da sole questi soldati. Ricognizione nemica. No, ma è vergognoso. La zona di pattuglia è nostra. Mi sento sfondito. Difendere la zona di pattuglia. Non ti preoccupare. Se Black Ops sono tutti giocati. Zona di pattuglia al sicuro. Ma la pena c'è qualche recovery. Hanno preso la zona di pattuglia. Attenzione, grande. Gira tutto. Sono bloccato. Tira una gamba. Allora, la prima domanda c'è la... pattuglia. No, vabbè, si può conquistare la zona attraverso. No, vabbè, comunque sì, graficamente è uno step indietro sempre a Modern Warfare, però nuove informazioni pronte all'uso. Ah, va, la bella è il gioco finale. Cioè il gioco esce tra meno di un mese. La zona di pattuglia è nostra. Non c'è modo di migliorare la grafica. Mo. Sì, ottimizzazioni lo spero. Il possono giusto aggiungere le delle ombre, ma come si può fare? Non c'è di che, soldato. Gameplay è bello, sincero, è più bello di quello di Modern Warfare ed è più bello di quello di Black Ops. Nuove informazioni proprio. Doppia uccisione. Abbiamo un nuovo dossier. Marco i contatti ostili. Zona di pattuglia disponibile. Doppia uccisione. No, beh, questo è più... Anche se la grafica non lo dà a vedere. Nuove informazioni pronte all'uso. Infatti a me siamo lì tutto ultra dai 80 ai 100 fps. Ma non sta usando tutto il computer comunque. Non sta usando il gioco, non sta usando bene il computer. Raga, non va mai accendere. Quindi non c'è l'ottimizzazione abbastanza. Ricognizione nemica! Ti spiano dall'alto!
Sì, però sono sempre gli stessi punti. Mi osservano! Hanno preso la zona di pattuglia! Bloccalo! Difendere la zona di pattuglia! Lo sniper è sempre one shot. Problematico. Difendere la zona di pattuglia. Stiamo provando il nuovo Call of Duty che c'ha tanti problemi, ma il gameplay è fatto bene. Venga. Non è ancora uscito, è l'open beta. Francamente non penso di comprarlo. Non penso proprio. Hanno preso la zona di pattuglia. Cioè, per meritare l'acquisto devi essere superiore a guardarlo io. Facciamo proprio. Tiro una granata. Sono in vantaggio loro. Questo gioco forse è meglio acquistato in offerta. Zona di pattuglia al sicuro. Stai sotto una data e si sta al 50%. Siamo passati in vantaggio. Tiro una gamba. Su Xbox questo devi pagare 80. Direi che non li vale. La zona di pattuglia. Ci stanno. No, non so se su Xbox sta l'offerta subito. Sul computer lo paghi a Natale, qua. Ci vuole un po' di tempo. Granata in arrivo! Oddio, comunque a Natale esce allo Yves. Facciamoci valere! Molto senso. Vabbè, sicuramente non mi ha convinto a me ad affrontarlo questa... Zona di pattuglia sicura! Vederti in salvo mi basta come ringraziamento! Hanno la zona di pattuglia! Gameplay è... Nuove informazioni è più veloce di Modern Warfare, molto più veloce. Abbiamo un nuovo dossier. Molto più frenetico. È molto più frenetico e sì. Questo gioco qui è. Siamo in testa! Bisogna giocarlo con la modalità 120 fps della One e della Xbox. Che 60 è veramente. Hanno la zona di pattuglia! Per questo gioco. Sono passate in testa, reagite! Contatto alla zona di pattuglia. Qui c'è una cassa di scorte. Prendo delle scorte. L'audio c'ha dei seri problemi. La direzionalità dell'audio. Hanno preso la zona di pattuglia. Non si capisce un po' bene, destra e sinistra. Difendere la zona di pattuglia. Adesso siamo pari. Zona di pattuglia al sicuro. Stiamo perdendo! Lancio un legato! Difendere la zona di pattuglia! Mi blocco! Tiro una granata! Mi tengono inchiodato!
sembrano un po' troppo veloci i personaggi. Se ci fosse un boost alla velocità, o forse è una cosa della modalità, forse. Sto sbagliando. O è un perk. Teniamoci stretto il vantaggio. Hanno preso la zona di pattuglia. Zona di pattuglia al sicuro. Lancio una gamba. Gas lanciato. Ben oltre le mie aspettative. Beh, non ci sono le morti. Quei bastardi mi sporcano. Prezzo di uno. Lancio una granata stordente. Ma è difficile giustificare il prezzo. Cioè,